No, ragazzi, non si tratta di un titolo clickbait. Grazie al vlog screen della New Mova è possibile trasformare un semplice smartphone in una fotocamera, ma ne parliamo meglio dopo la sigla. Ed ecco il vlog screen della New Mova. Ora vi mostro cos'è, ma per me è davvero una genialata. Vediamo cosa si trova nella confezione. Allora, naturalmente troviamo le istruzioni, tra l'altro anche a colori in inglese, che spiegano come collegare questo piccolo monitor. Allora, all'interno della confezione troviamo piccolo monitor. Infatti, l'idea di questo accessorio, possiamo definirlo accessorio, è davvero geniale perché permette di sfruttare uno smartphone e soprattutto la fotocamera posteriore dello smartphone, che a livello di caratteristiche è migliore in confronto alla fotocamera anteriore. E questo vale per qualsiasi smartphone. Questo monitor è compatibile sia per gli iPhone che per i dispositivi Android. Ha una batteria di 800 mAh, eccola qui, si vede. Nella confezione troviamo un foderino, ottimo per non far graffiare il display, che comunque esce già con una pellicola, anche se secondo me conviene mettere una pellicola migliore. Questo è il supporto che va collegato allo smartphone e guardate che comodità, basta semplicemente avvicinarsi e si attacca magneticamente. Anche questa è una comodità perché velocizza il lavoro. Inoltre supporto anche la filettatura se magari vogliamo utilizzare un cavalletto. All'interno della confezione troviamo un cavo USB di tipo C per ricaricare il monitor. Vedete l'entrata USB di tipo C e un comodo telecomando Bluetooth che permette di far partire la registrazione o magari scattare le foto, insomma quello che preferite, premendo semplicemente il pulsante. Questo piccolo monitor ha un display di quasi 4 pollici, sulla sinistra troviamo tre pulsanti, pulsante di accensione, il pulsante per la sincronizzazione della frequenza e il pulsante che permette di switchare la rete. Accendiamolo. Ecco. Le istruzioni sono davvero semplici. Basta semplicemente collegarsi attraverso la funzione mirror del proprio smartphone. Ok. Ecco qui, agganciamo allo smartphone. E ora tutto quello che riprende lo vedo dal piccolo schermo. Questo vlog screen è davvero una figata. Io ho anche una reflex, però sinceramente ragazzi, nel 99% delle volte che registro un video utilizzo sempre uno smartphone. Perché? Beh, perché mi è più semplice, perché riesco a trasferire le clip più facilmente. Insomma, per tanti motivi utilizzo sempre lo smartphone. L'unica cosa è che ogni volta che utilizzavo uno smartphone mi chiedevo, cavolo, se potessi utilizzare la fotocamera posteriore, la qualità delle immagini sarebbe molto più alta. E alla fine sono riuscito a trovare questo prodotto che mi permette di fare un upgrade video senza cambiare smartphone. Tra l'altro costa pochissimo. Nel momento in cui registro costa solo 69 euro. Per chi è interessato sotto al video trovate il link. Si monta facilmente, come ho già detto prima, è magnetico. E inoltre molto comodo e da non sottovalutare il fatto che il supporto che si aggancia allo smartphone permette comunque di attaccarlo a un cavalletto e quindi ha pure questa funzione e inoltre è possibile
tramite la slitta nella parte superiore, aggiungere una luce a LED. Quindi è un completo, un kit completo con soli 69 euro. Ripeto, per chi è interessato, sotto al video trovate il link. È un kit che tutti i content creator o chi fa video deve avere. Spero che questo video sia utile a qualcuno di voi. In tal caso non dimenticate di lasciare un bel like e se ancora non vi siete iscritti al canale, che aspettate? Fatelo, no? Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!